con un emendamento di qualche tempo fa di introdurre alcune regolamentazioni sulle locazioni turistiche sopra i 120 giorni. È una norma non meravigliosa, però facciamo il pane con la farina che abbiamo e quindi è in discussione in Consiglio Comunale proprio in questi giorni un regolamento che prevede tutta una serie di iniziative volte non tanto a penalizzare in maniera ideologica chi effettua un'attività legittima, non a intervenire retroattivamente su diritti acquisiti e su appunto anche investimenti fatti e scelte di investimento e di mutuo contratti, ma lavora per innalzare la qualità e introduce una moratoria intanto di 2 anni, di 1 anno e mezzo, per bloccare i numeri di locazioni turistiche a quelle esistenti. Quindi chi oggi la effettua avrà il tempo necessario per registrarsi. La registrazione prevede una SCIA, prevede una procedura urbanistica e chi oggi vuole fare locazione turistica aderisce a un patto col comune in cui introduciamo una serie di obblighi. Primo tra tutti l'obbligo di accoglienza di persona del turista, anche perché Venezia è una città complicata ed è non più comprensibile che il turista non sia accolto e informato di come funziona la città, la raccolta differenziata dei rifiuti e tutti i meccanismi che governano il funzionamento di Venezia.